Buonasera, intanto un saluto al professor Borioni, stasera qui con noi, Buonasera. professore associato alla Sapienza, storia delle dottrine politiche, storia delle istituzioni politiche, scandinavista. È qui con noi per parlare di quale lezione ci possano dare le socialdemocrazie nordiche e anche il partito pirata. La prima domanda è abbastanza biografica. Come mai si è dedicato al tema e allo studio delle socialdemocrazie nordiche in particolare? Allora, perché da ragazzo, ma proprio da adolescente, allora si comincia a fare politica nell'adolescenza, ero attratto da forme, come dire, radicali di riformismo, non so come dire. E quindi da quelle esperienze che avevano spinto più in là, sia come programma, sia anche come realizzazione, in parte l'idea di riformare tramite la democrazia, un metodo parlamentare in fondo, senza disconoscere l'importanza però del radicamento sindacale, dell'alleanza fra partito e sindacato, senza che il primo dovesse imporsi sul secondo, come è stato un po' invece il modello leninista, insomma. Quindi questa è stata. E poi ci sono avventure, no, adolescenziali di viaggi, interrail, eccetera, in cui viaggiando per quei paesi incontri le persone giuste, gli amici giusti, che hanno i tuoi stessi valori, esattamente le tue stesse ansie, come dire, ideali politici proprio, no? E quindi poi questa è una questione di fortuna, per cui uno poi l'interesse politico diventa come dire, cambia la vita, devia la vita proprio anche esistenzialmente, sul piano degli affetti, delle amicizie che ancora permangono tra i migliori, le stesse proprio a volte di quegli adolescenti, a contattare parlando di politica, no? È così. E poi diventa uno studio quando uno cresce, fa l'università e poi l'avventura di fare lo studioso, ecco, questo è. Sì, quindi ora entriamo maggiormente nel dettaglio, in quello che ci interessa particolarmente, no? Della necessità dell'azione politica, no? Soprattutto in Svezia e in Danimarca si sono formati due concetti importanti: da una parte il Folkhundsocialism, e dall'altra in Danimarca l'Economisk Demokrati. E quindi sono due funzioni che fanno evolvere il concetto di welfare, non lasciandolo considerato solamente come maniera liberale, come diritto di cittadinanza, ma come un sistema che influisce sul mercato del lavoro, come strumento che determina grado alto o basso di mercificazione e che combatte tutte quelle degenerazioni del capitalismo. Ecco, ce ne potrebbe parlare in maniera più dettagliata. Va bene, allora, abbiamo parlato, appunto, accennava, no? Accennavi, se ci possiamo darci benissimo del tu, accennavi a Funktionssocialism svedese e alla Economisk Demokrati, cioè alla democrazia economica danese. Allora, chiamiamolo con la traduzione, con la possibile traduzione italiana, cioè socialismo funzionale, è una teoria per cui, come dire, il capitalismo può essere disciplinato volta a volta, come dire, regolandone le funzioni senza espropriazione una volta per tutte, no? E questa è proprio l'idea che poi ho scoperto anni dopo essere così dietro a parte della teorizzazione, della teoria e della pratica del socialismo nordico e specialmente svedese, cioè di un riformismo radicale, cioè che va oltre. Cioè l'idea è quella per cui non è razionale
espropriare il capitalismo una volta per tutte, bisogna disciplinarne le funzioni una a una, anche contemporaneamente, quindi rendere sempre meno, come dire, alla fine sempre meno libera la decisione del capitalista, di chi acquista forza lavoro rispetto a chi la deve vendere. E questo come avviene? Avviene, per esempio, costruendo un certo tipo di welfare state, che non è appunto semplicemente quello di un welfare di cittadinanza, pur positivo chiaramente, che è sottoscritto anche dai liberali e anche dai conservatori, a volte se si tratta di garantire dei minimi, di minimi che possono essere anche rispettabilmente alti, ma comunque dei minimi. No, l'idea è quella per cui, come ha detto uno studioso del welfare, specialmente nordico, un danese che poi ha studiato molto in Svezia, Jostein Spinnanesen, cioè di crescere il potenziale del welfare come sua capacità di demercificare il lavoro, cioè da un possibile licenziamento. Allora, innanzitutto le politiche economiche rendono, diciamo, improbabile il licenziamento. Secondo, il welfare state tende a essere un garante che dal licenziamento, diciamo, il singolo lavoratore ha il minimo da temere, perché ci sono lunghi periodi di assicurazione contro la disoccupazione, perché esistono politiche attive del lavoro. E qui mi riallaccio al breve accenno che ho fatto un minuto fa sulle politiche economiche. Le politiche economiche e di innovazione sono collegate, e questo casomai è l'aspetto che è venuto un po' meno negli ultimi 20-30 anni anche nei paesi nordici, sono collegate con le politiche attive del lavoro, cioè in sostanza ciò che si fa imparare ai disoccupati in termini di nuove professionalità verrà poi realmente domandato dall'offerta, dal lato dell'offerta. Quindi queste sono tutta una serie di questioni interessanti, per cui la proprietà rimane in mano al capitalismo. Anzi, per la verità, gli svedesi, se si può porre una, come dire, una questione critica all'avanzamento del socialismo svedese, anche al massimo della sua egemonia, ha in realtà tutto questo prodotto anche grandissime ricchezze, no? Grandissime ricchezze, la famiglia, alcune delle grandi famiglie, da Kamprad, dell'IKEA, famiglie capitaliste più vecchie di quella. Però ecco, l'impatto su chi deve vendere forza lavoro è di molto attenuato. Come sappiamo, ne parliamo poi in seguito, magari, arrivati a un certo punto ci si è anche posti l'obiettivo di, senza espropriare sempre, però di allargare anche la presa delle organizzazioni dei lavoratori sull'investimento e quindi sulla proprietà. Quindi i piani che appunto abbiamo accennato in Danimarca, e qui quindi faccio solo un accenno, casomai riprendiamo dopo alla questione danese, cioè la democrazia economica, sostanzialmente era questo. E in Svezia è stato noto un'iniziativa simile a metà degli anni 70 più o meno, ma insomma è durato questo tentativo decenni in tutti e due i paesi. Si chiamavano fondi dei salariati, meglio conosciuto, ma è scorretto dire soltanto questo, è limitativo, il piano Meitner, va bene? Casomai questa cosa la riprendiamo. Non so se... Sì, sicuramente sì. Sicuramente... No, in effetti...
questa base qui, sì, il socialismo per funzioni, no? E quindi diciamo è anche la cosa interessante, poi è anche la proposta che poi spiega a delle cose di come deve essere, di come spiega lui la lotta di classe per funzioni. Anche su questo, semmai fare un passaggio, visto che se può spiegarlo, cioè quindi come poi la socialdemocrazia svedese poi anche interpreta e rielabora il concetto di lotta di classe. Questo è interessante, cioè diciamo che questo non solo gli svedesi, ma c'è una frase straordinaria anche di un socialista austriaco, Bruno Kreisky, che è un po' meno conosciuto di Palme, ma lui disse, lui sosteneva che anche nell'ambito di un qualunque compromesso di classe, tuttavia si esercitava una forma regolata di lotta di classe, cioè non veniva meno l'idea che ci fosse un interesse contrapposto, diciamo tendenzialmente contrapposto tra chi vende forza lavoro e chi la domanda. Allora, facciamo un esempio pratico. Allora, chi investe e chi compra e chi detiene il capitale, chi investe e chi compra quindi forza lavoro, può farlo in due modi diversi. Può farlo al minimo costo e quindi cercando di competere tramite i bassi costi, d'accordo? O può farlo dovendo accettare altre condizioni. Queste altre condizioni, ecco, già questo limita una funzione, no? Chiaro? Cioè, chi investe non è in grado di investire alle sue condizioni, d'accordo? E questo non perché è il mercato o la concorrenza del mercato che costringe a determinate scelte, ma perché c'è davanti uno schieramento popolare organizzato, sindacato più partito, in stretta alleanza, questo magari poi ci possiamo tornare, che impone una parità nel compromesso. Perché il compromesso, anche questo, può essere di tanti tipi, cioè può essere un compromesso non paritario che non mette mano al dislivello di potere fra capitale e lavoro, è un compromesso invece che avviene in senso paritario, avendo fortemente potenziato la parte inizialmente più debole, quella del lavoro. Allora, e qui torno all'esempio pratico. Il tipo di investimento concesso al capitalista è quel tipo di investimento che estrae profitto innovando, più innovando che sfruttando. E man mano che sono andate avanti le riforme e le riforme, diciamo, delle funzioni distinte del capitale, cioè dirigere il lavoro, investire, come investire, determinare la crescita o il rallentamento della stessa, eccetera. Ecco, man mano che è andato avanti il disciplinamento di tutte queste funzioni, è sempre stato più così nei paesi nordici, che il profitto si è solo potuto estrarre innovando e non sfruttando. Se compariamo a persino in questi ultimi 20-30 anni, in cui evidentemente c'è stato un arretramento anche nei paesi nordici, delle condizioni del salario, cioè, e dei diritti anche, tuttavia vediamo che anche rispetto alla Germania, anche rispetto a altri paesi centrali dell'Unione Europea, il livello salariale dei paesi nordici tuttora è molto, molto superiore e tiene di più anche rispetto alla pressione contraria che è stata esercitata in questi 20-30 anni. Quindi questo è un caso tipico, insomma, di costrizione a un certo tipo di compromesso. Bene, quindi
quindi il compromesso è l'incontro di due, cioè non è un'armonizzazione degli interessi di classe, è un compromesso che costringe il capitale a comportarsi in un certo modo piuttosto che in un altro. Questo è qui, e qui c'è una differenza, insomma, evidentemente. Sì, sicuramente sì. Ma un altro aspetto, no, che ha colpito spesso gli studiosi, anche membri del Partito Comunista Italiano, e poi ne hanno studiato approfonditamente, è la cosiddetta l'idea sviluppata da me, che viene poi chiamata Piano Meitner, poi vabbè, non solo lui ci aveva lavorato, che è Lohntogefundena, cioè la teoria del fondo salari. Ecco, semmai se ce la può spiegare e se può essere possibile metterla poi in campo o poterne dare una versione che può essere riutilizzata ora adattandola ai tempi di oggi. Allora, facciamo un minuto di contestualizzazione storica. Tutto ciò che abbiamo detto proprio fino a un attimo fa, a un certo punto si scontra negli anni 70 con un mutamento. Questo mutamento è il seguente, cioè per mantenere questo tipo di mercato del lavoro in gran parte demercificato, serve una qualità di investimento estremamente intensa e di lungo periodo. Anche in Italia, persino in Italia, ci si è posto questo problema e, per esempio, gran parte dell'economia pubblica, delle partecipazioni statali, IRI, eccetera, veniva definito il profitto differito, no? Cioè una forma di investimento che può accettare un differimento del profitto. In buona parte i nordici si sono trovati davanti a questa contraddizione, cioè avere davanti un capitalismo che a un certo punto evidentemente era stato costretto, no, a troppi disciplinamenti, dal suo punto di vista, no? A troppi disciplinamenti delle sue funzioni, e voleva riacquistare una maggiore libertà nell'investimento. Meitner, quindi specialmente gli economisti del sindacato, più che del partito, perché questa è una cosa importante, cioè il sindacato ha avuto la possibilità nei paesi nordici di indicare degli obiettivi al partito, vabbè, cose che invece nel nostro modello non si è mai verificata, anzi sappiamo che il modello era l'opposto, diciamo, più o meno. Ha compreso che occorreva fare un passo, come accennavo prima, ulteriore in questa idea del socialismo funzionale. Il passo ulteriore era sempre senza il punto non è espropriare, e non era nemmeno come era invece nel caso italiano, nella natura nordica, di fare come in Italia o in Francia, di espandere, no, l'investimento pubblico, l'impresa pubblica, eccetera. L'idea è stata quella di far sì che quote crescenti della proprietà delle imprese andassero in mano a questi fondi dei salariati, e sostanzialmente dietro, come dicevo prima, dietro l'idea di democrazia economica danese c'è lo stesso periodo, più o meno le stesse idee, la stessa spinta soprattutto sindacale sul partito, eccetera, sul partito socialdemocratico, ovviamente. E quindi questo è il punto, cioè si è compreso che per proseguire questa idea di investimento che persegue la produttività e l'innovazione
intanto parliamo di innovazione e che estrae quindi la sostenibilità dell'investimento dall'innovazione più che dallo sfruttamento, serviva a mettere le mani alla fine anche sull'investimento e quindi in parte anche sulla proprietà. Proprietà senza espropriare. Senza espropriare nel senso che l'idea era quella che non si espropriavano le proprietà delle fabbriche, semplicemente si ampliava gradualmente la quota dei fondi dei salariati nelle imprese. Quindi questa è l'idea, e cioè questa, rimane questa coerenza, pur in una professione evidentemente socialista, tuttavia distinguendosi dall'idea, diciamo, leninista di qualcosa che procede dall'alto, no? Mediante, cioè, presa del palazzo d'inverno, espropriazione di tutto, e da lì si costruisce il socialismo. Insomma, è una parliamo di persone che come Meitner, come Palme, come che stavo su una posizione un pochino più moderata, dovendo dirigere il partito, come Grünbaum in Danimarca, eccetera. Tutte persone che hanno vissuto gli anni 20, 30, eccetera, no? Che erano nate allora, quindi si potevano, cioè c'erano ancora in testa pienamente questo tipo di questioni, cioè come si fa il socialismo, no? Erano rimasti della convinzione che si dovesse fare in questo modo. Cioè gradualmente, ma che gradualismo non significava il riformismo come per esempio è stato concepito negli ultimi 30 anni, no? Semplicemente un aggiustamento rispetto ad un ordine del giorno dettato dalla cultura liberale, semplicemente. Sì, infatti questo qui sì. Niente, se vogliamo poi, vabbè, sì, è sicuramente sì, quella sicuramente l'idea, quella che comunque schiacciati, diciamo, dai due totalitarismi, era l'idea di qualcuno ha detto di qualcuno ha azzeccato una terza via svedese, la via di mezzo svedese, molti ne hanno parlato. E delle volte molti studi. Su questo termine qui, Zaccaria, è molto giusto quello che tu dici, perché un conto è la terza via, un conto è la via di mezzo, nel senso che, sì, come alcuno concepita come, infatti parliamo Marquis Childs, che era un New Dealer americano che scrive questa idea, questo libro Sweden the Middle Way, già negli anni 30. Dicendo che già è tanto rispetto a quello che possiamo concepire oggi, cioè dire una via di mezzo che non è il capitalismo pieno che abbiamo noi negli Stati Uniti, dice lui, e non è però nemmeno Mosca, già sarebbe tanto. Però la terza via non è necessariamente una via che rimane nel mezzo, cioè, come dire, non è una via moderata, ecco, come dire, questo è il punto. Sì, sì. No, sì, in effetti quello lì è vero, sì. Mentre c'è tutto, ancora forse non molto conosciuta, no, che ci sono molti studiosi che parlano ancora della nascita del welfare state svedese come un qualcosa di prepolitico e come fosse un qualcosa di coesione sociale. Ci sono ancora molti studiosi e si possa ancora leggere, insomma, queste cose qua, e quindi volevo dire, ci sono tutta una storiografia nordica, ma anche lei ne parla e ne ribatte e fa vedere che non sono fattori prepolitici, no, o di coesione, ma è tutt'altro, ecco. No. Tanto questo è un punto anche essenziale da chiarire. Sì, ecco, lo chiarisco. Lo chiarisco allora. Cioè, lì ci si scuotono due scuole sostanzialmente. Cioè, quella che sostiene che, come dire, dalla compattezza etnico-culturale dei paesi nordici, sì, tirando in ballo degli elementi innegabili, cioè c'è una compattezza sul piano, anzi un unanimismo sul piano religioso, no? Cioè, le chiese luterane, cioè, hanno un'adesione pressoché totale negli stati nordici. Sono chiese poi di Stato, quindi ancora maggiore. Insomma, e poi sono stati, si dice, anche molto radicati, molto istituzionalmente, molto legittimati, molto vecchi, diciamo,
Già questo è meno vero, perché la Danimarca è effettivamente lo stato-nazione, diciamo, tra i più vecchi del mondo, forse il più vecchio del mondo, non so se si prende la Cina, forse non lo so. Però la Svezia non è già lì è uno stato che, diciamo, del 500, la Norvegia e la Finlandia sono due recentissimi stati molto più giovani dell'Italia, quindi anche questo un po' va specificato. No, ma l'idea è quella un'idea di unanimità, di compattezza socioculturale, prepolitica, come dicevi Zacharias giustamente, poi porta anche a politiche unanimistiche, inclusive, come il welfare state. Come dire, non c'è nulla che lo dica questo. Cioè, parliamo di paesi che prendono delle vie molto diverse. Effettivamente, facciamo una piccola distinzione. Per esempio, già fra Svezia e Danimarca, che sono i due paesi centrali, perché citiamo sempre Svezia e Danimarca? Perché sono i due paesi egemoni dell'area nordica. Finlandia e Norvegia, a seconda dei periodi, appartengono all'una o all'altra corona, e dunque, e sono due paesi rivali anche militarmente, cioè, ma lì andiamo indietro un po' nel tempo. Prendendo questi due paesi, vediamo che uno, la Danimarca, è effettivamente anticipa molto, già agli ultimi anni dell'Ottocento, primissimi del Novecento, il problema dello scontro di classe e del tipo di compromesso a cui arrivare, cioè l'idea del compromesso paritario, che abbiamo accennato prima, no? A parte che anche in Danimarca questo compromesso paritario è stato messo in discussione, diciamo, in seguito. Guarda caso, come in tutto il mondo, con conseguenze più o meno grandi fra le due guerre. Va bene? E poi è stato mantenuto, diciamo, poi ha vinto il compromesso paritario e negli anni 30 ha avuto possibilità poi di avanzare nei decenni successivi, fino ad arretrare dagli anni 90. In Svezia abbiamo una situazione completamente diversa. In Svezia abbiamo un paese fra i più disuguali d'Europa, fra i più elitistici che si possano pensare, fino alla conquista da parte della socialdemocrazia, possiamo dire la conquista quasi, perché poi il governo dal 32 dura fino al 76 senza interruzioni, e poi praticamente c'è anche in seguito una netta prevalenza socialdemocratica al governo. E fino a quel momento lì abbiamo un paese di grandissime disuguaglianze, di grande elitismo, di grande arretratezza istituzionale. La legge elettorale svedese fino agli anni 20 è nettamente più arretrata di quella italiana. E abbiamo i primi 30 anni di storia del mercato del lavoro svedese con la più alta conflittualità d'Europa. D'accordo? Quindi abbiamo un luogo in cui si è verificata la lotta di classe, no? che la lotta di classe non è che per forza sfocia nella guerriglia o nella rivoluzione, eccetera. A parte che anche lì hanno avuto i loro bravi morti operai, eccetera. In Norvegia abbiamo avuto, che appunto è indipendente dal 1905, anche lì abbiamo avuto decenni di grande polarizzazione e radicalizzazione, va bene? Fino agli anni 30. Cioè, fin quando non si è trovata una soluzione, che è più o meno quella che abbiamo descritto, che ha permesso al compromesso di avanzare a favore del proletariato, di chi vende lavoro, diciamo, ecco, più che in altri paesi, abbiamo avuto delle situazioni problematiche, potevano andare in varie direzioni. Non a caso, nel momento in cui la situazione è arretrata altrove, è cominciata ad arretrare anche nei paesi nordici, cioè non si osserva un unanimismo, si osserva la capacità, l'efficacia di alcuni compromessi sociali che, avendo dalla propria parte risorse di cultura politica, al contempo, come dire, come lo chiamano loro, principle pragmatism, in inglese, questa è la traduzione inglese chiaramente, no? Cioè un pragmatismo
pieno di principi, oppure, come diceva un grande teorico e politico socialdemocratico, Ernst Wigforss, diceva il riformismo, come dire, non è la politica non è l'arte del possibile, è anche l'arte delle possibilità, no? Cioè, si è riusciti ad andare avanti su questo. Alcuni dicono c'erano dei vantaggi, perché in quei paesi? Perché erano vicini, molto prossimi a due mercati di sbocco importantissimi, come la Germania e l'Inghilterra. Già, è vero, ma però da questo, dalla potenzialità poi a costruire un modello sociale basato sulla parità, eccetera, ce ne corre. Tanto è vero, e qui finisco, che uno dei momenti in cui abbiamo avuto un particolare acuirsi della dialettica di classe, chiamiamolo così, se non vogliamo usare il termine lotta di classe, fra gli anni 20 e gli anni 30, è proprio dovuto ad una decisione, cioè che tipo di economia dobbiamo avere? Cioè, dobbiamo essere esclusivamente export-led, oppure avere anche un'economia che al suo interno redistribuisce, e quindi ha un salario forte, no? Che è capace di imporre quelle condizioni di parità che dicevamo prima. Ecco, lì si è deciso, lì è stata messa in discussione in Danimarca, dove si era fatto un passo avanti, come fare, e maggior ragione in Svezia, dove ancora quel passo non era stato fatto. Nel 1931 c'è una strage operaia in Svezia, cioè non è che nulla è un caso. Poi dopo si è risolto nel senso che abbiamo detto, ma e qui finisco davvero, perché lì ancora si è messo in dubbio la direzione in cui si poteva andare. Perché? Perché sappiamo tutti che in quel momento crolla la domanda mondiale, perché c'è dopo Wall Street, eccetera, cioè, a parte c'erano già stati grandissimi problemi di volatilità dei mercati già con la fine della prima guerra mondiale, ma comunque dopo Wall Street, dopo il crollo di Wall Street, crolla la domanda mondiale, e quindi l'idea è questa, c'è uno scontro lì, no? Cioè, proprio dire, allora che dobbiamo fare? Dobbiamo, per poter continuare ad esportare anche a queste condizioni, dobbiamo accettare un'esportazione basata sullo sfruttamento interno, oppure no? Oppure dobbiamo compiere un'altra strada? E si è compiuta l'altra strada, va bene? Intrapresa un'altra strada. Sì, interessante, sì. Ci sarei anche l'influenza che ha avuto il filosofo del diritto Hegelstrom, insomma, su tutta la socialdemocrazia, su tutti gli intellettuali socialdemocratici, insomma, il positivismo giuridico, la forte presa normativa, insomma, si vede anche impostati negli economisti, socialdemocratici. Sì. Soprattutto in middle, questo è chiaro, ma insomma, alcune sfumature si vedono anche in Wixer, l'ho ritrovato poi io, facendo la tesi magistrale, alcune tesi di Hegelstrom vengono anche rivalutate da Wixer. E a questo punto arriviamo un pochino più alla contemporaneità. Non so se riusciamo a parlare del positivismo giuridico, cioè magari ci passiamo sopra. No, quello il positivismo giuridico tutta un'altra volta, e la discussione sarebbe veramente lunga, però tanto però rimane citato il nome, magari se qualcuno poi vuole andare a vedere chi era. Insomma, tutta la scuola di Uppsala, insomma, questo qua. E invece arriviamo a tempi più moderni. Arriviamo, diciamo, quasi a oggi, insomma, in cui nel 2006 in Svezia si presenta questo nuovo partito, il Partito Pirata, no? E cui, diciamo, che ha più temi libertari, forse, che non più altro socialisteggianti, insomma, con l'abolizione del copyright e altro. Magari visto che comunque il vero successo poi ce l'ha in Svezia il partito, anche nelle elezioni europee successive alla fondazione, insomma, fa un buon risultato elettorale. Insomma, c'è qualcosa da
che si può riprendere dal partito pirata o rimane comunque un'altra cosa, cui non c'è bisogno, cioè non c'ha tanto da insegnarci qualcosa, ecco. No, io penso che allora. Allora, intanto l'unico partito pirata superstite nei paesi nordici è quello islandese. Diciamo che c'ha ancora un suo impatto nel Parlamento, però voi sapete tutti che l'Islanda è ecco, nessun paese nordico è grande, però l'Islanda ha 300.000 abitanti, insomma, ecco, non è quella che ha mai condotto, diciamo, la direzione della cultura politica, dell'evoluzione della cultura politica nordica. E, no, beh, lì insomma uscirono fuori delle cose interessanti da un certo punto di vista, perché diciamo anche se in questo modo libertario, quest'idea della insomma, si posero già delle questioni sulla proprietà della rete, sull'accesso. A tutte i dispositivi della rete, no? Tematiche come anziché copyright, copyleft, no? Tutte queste cose. Quindi lì si pose una questione anche lì della proprietà in questo nuovo ambito. E poi aspetti libertà, diciamo, interessanti in un paese che, diciamo, nella media, diciamo, i miei maestri mi hanno insegnato un po' a suddividere i paesi nordici come, ecco, il paese più libertario, pur nell'egemonia socialdemocratica, anche lì è la Danimarca, mentre invece la Svezia è il paese più regolativo anche rispetto ai costumi, anche rispetto, ad esempio, tipicamente l'alcolismo, no? Il consumo di alcolici, eccetera, è sempre stato strettamente più regolamentato. Lì c'è stata molta più presa storicamente dei movimenti religiosi legati come dire, all'antialcolismo, al proibizionismo, meglio ancora. Quindi il partito dei pirata è stato anche un po' una reazione a tutto questo, diciamo, no? Cioè, diciamo, forma di libertarismo per cui in una società comunque aperta una mentalità prevalente trova sempre una sua opposizione. Diciamo che non è rimasto tantissimo, no? Come dicevo, nei paesi nordici soltanto il partito pirata islandese ha ancora una sua corposa capacità di influenza parlamentare ed elettorale. E l'arretramento, questo possiamo dire. L'arretramento che si osserva in tutto il mondo, in tutto, diciamo, se prendiamo, ecco, per i paesi che studio io, paesi europei, occidentali, o di derivazione europea, europoide, hanno tutti delle grandi. Abbiamo visto ultimamente persino la Germania, un arretramento delle culture politiche principali, proprio come presa nella società. Ma proprio anche elettorale, insomma, no? E questo ha lasciato e questo vale per la socialdemocrazia, ma vale anche nei paesi nordici, intendo. Vale per la socialdemocrazia, ma vale anche per i partiti borghesi. Ecco, anche i paesi, ecco, diciamo questo. C'è un arretramento delle culture politiche principali, ma anche i paesi nordici confermano che è del tutto confutata la teoria che qualcuno aveva elaborato una trentina d'anni fa, come per esempio il pur brillante Michele Salvati, per cui sostanzialmente si sarebbe andati verso democrazie che confermavano le vecchie culture politiche, però verso il centro, cioè una cultura politica liberal moderata di centrodestra, una cultura politica liberal moderata di centrosinistra. No, questa è l'idea. Invece la realtà è che le culture politiche sono tutte arretrate come presa elettorale, anche nei paesi nordici, non solo la socialdemocrazia, cioè non c'è una crisi specifica della socialdemocrazia, c'è una crisi generale delle culture politiche tradizionali. E ripeto, abbiamo visto anche in Germania in queste ultime elezioni. Però ecco, lo spazio non è stato preso dal partito pirata.
E per la verità molto poco anche dal Partito Verde, perché è un altro fenomeno che non si osserva molto. Abbiamo visto le ultime elezioni in Norvegia, le ultime elezioni anche in Svezia, e i sondaggi che riguardano la Svezia, i partiti verdi fanno fatica a superare la soglia che di solito del 4%, in Danimarca del 2% nei paesi nordici, cioè la soglia di sbarramento. C'è uno un po' più grande in Finlandia, ma anche lì sono partiti che stanno in delle coalizioni, non è che hanno preso il posto di quelli vecchi, insomma. Quindi né i pirati né i verdi. E qui ci viene a dire due cose. Allora, prima cosa è che invece sono avanzati come ovunque i partiti nazionalpopulisti, che hanno molto occupato questo spazio. E di fronte a questo, alcuni partiti socialdemocratici hanno cominciato a dare delle soluzioni, per quanto ancora discutibili, eccetera, ma secondo me hanno capito delle cose e stanno cominciando a reagire in maniera abbastanza efficace, come la socialdemocrazia danese. Altri ancora non hanno capito come reagire, come la socialdemocrazia svedese. Altri ancora hanno forse trovato cominciato a trovare una via come quello norvegese, ma ancora non è certo questo. Concludo questa risposta dicendo che appunto questo lo spazio creato dall'arretramento delle culture politiche dei partitori tradizionali, che è molto cospicuo, perché parliamo del 20-30%, 40% se non di più, che hanno perso sommandoli, non è stato preso dai pirati, non è stato preso dai verdi, è stato preso dai nazionalpopulisti, ma non è stato preso dai verdi perché nei paesi nordici si è verificata una cosa interessante, cioè tradizionalmente la sinistra, un po' anche i socialdemocratici, almeno dagli anni 80 in poi, prima magari no, ma specialmente la sinistra, a sinistra della socialdemocrazia, si è caratterizzata come rosso-verde, no? E questo ha lasciato magari poco spazio, magari diciamo due parole su questi partiti alla sinistra delle socialdemocrazie, se sei d'accordo. Ma insomma, questo ha prevenuto, no, una grande espansione dei verdi, che in realtà si è solamente verificata in Austria e in Germania a livelli davvero cospicui, ma anche lì poi si è rimasta al di sotto di quello che si pensava, insomma, ecco. Quindi non so, prego. Sì, sì, sicuramente possiamo anche parlare magari del Vänsterpartiet svedese. Il partito di sinistra della Danimarca, e anche soprattutto anche magari un breve accenno anche su quello che è la nuova comunicazione fatta da Sverige Demokraterna, no? Che parlano dei democratici svedesi, partito di estrema destra, insomma, per comprendere, e che parlano di nostalgia del Folkhemmet, che era la vecchia casa del popolo costruita dai socialdemocratici svedesi, no? Riprendendo riutilizzando le vecchie tematiche socialdemocratiche, le riutilizzano e stanno guadagnando sempre più consenso, o altrimenti anche la linea che avevano anche i moderati, che ora si presentano come il nuovo partito del lavoro, che wow. Insomma, a partire dal 1900, dagli anni 90, cui i due leader che si sono susseguiti hanno scritto due libri abbastanza duri da socialdemocrazia. Uno, Riedenfeld, Der Sovande Folket, il popolo dormiente, in cui diceva che le politiche socialdemocratiche hanno portato il popolo svedese a essere handicappato, o addirittura Ulf Kristersson, ora leader dei Moderaterna, del partito borghese per antonomasia conservatore, che ha scritto nel 1994 A Non Working Generation, cui scrive che il sistema socialdemocratico ha creato delle sacche di disoccupati che cui si possano trovare delle analogie con l'apartheid in Sudafrica. Questo è anche un passaggio anche su la come Utenforskap, come la chiamava. Sì. Utenforskap, sì. Ecco, sì, bravo, sì. Anche due parole su questa, che almeno poi così finiamo. Va bene, allora
Sono due cose distinte. Facciamo così, ti do subito la risposta su questo e poi dopo, diciamo, 5 minuti parliamo della sinistra nordica, della sinistra, diciamo, post-comunista, post quello che è. Perché c'è anche un altro partito interessante nordico che ha avuto un buon successo alle ultime elezioni norvegesi, che è Rødt, cioè il partito rosso, che è addirittura a sinistra anche dei socialisti di sinistra, che sono sempre stati, scusate la ripetizione, a sinistra della socialdemocrazia. Va bene, allora, Sovane Folket e Utanforskap, cioè l'idea è, insomma, l'idea è che questi teorico-politici, diciamo, poi sono diventati i leader politici, Fredrik Reinfeldt e Ulf Christensen, insomma, dei Moderaterna, no? Hanno teorizzato che in realtà ciò che serviva, come abbiamo detto prima, ad un compromesso di classe paritario, cioè che chi era fuori dal mercato del lavoro non ci dovesse tornare immediatamente a qualunque costo, a qualunque prezzo, per quanto basso e esclusivamente dettato dall'esigenza del mercato e da chi compra quindi la manodopera, questa cosa è stata trasformata in qualcosa che passivizza, no? Che sovane folket, oppure che provoca emarginazione, no? Cioè l'idea, ribaltando un concetto che poi è anche socialista, attenzione perché questa gente è abile, eh? Cioè il concetto socialista per cui il lavoro deve liberare l'uomo, cioè, no, il concetto socialista non è mai stato quello di abolizione del lavoro, no? Ma l'idea quella di rendere, di riformare il lavoro, il modo di produrre, in modo che fosse invece gratificante. Va bene? Quest'idea che soltanto il lavoro realizza, viene trasformata però alle condizioni del mercato, cioè realizza il lavoro, comunque decide il mercato. È questo. Chiaramente questo ha ribaltato un po' le questioni. E i nazionalpopulisti sveri e democratici, qui c'è una cosa interessante da dire che rispetto alla comunicazione, proprio semplifichiamo senza, non abbiamo tanto tempo di andare oltre, ma semplifichiamo per esempio sulla la scelta dei nomi. Va bene? Noi abbiamo nei due paesi sempre principali che abbiamo preso, cioè Danimarca e Svezia, abbiamo una tendenza a tematizzare sempre la parola popolo in un senso o in un altro. Quando un partito di cui parleremo alla prossima mia risposta, come dire, il prossimo segmento, ha lasciato i comunisti, è stato il Socialistisch Folkeparti, ha fondato il Partito Socialista del Popolo. Perché si è chiamato così? Si è chiamato così perché accusò i comunisti danesi, parliamo appunto del post-56, del post-Ungheria anche lì, di essere il partito di Mosca. Cioè, sostanzialmente dicendo che non avevano un vero radicamento nella classe operaia, cosa che era indubitabile nei paesi nordici. Cioè, il grande radicamento della classe operaia non stava con i comunisti. Però, sempre obiettando alla socialdemocrazia, dice: noi vogliamo essere un partito del popolo, ma socialista e non solo socialdemocratico, cioè vogliamo essere stimolo alla socialdemocrazia. Quando poi si è formato il partito nazionalpopulista danese, diciamo, che ha avuto più successo fino ad oggi, si è chiamato Dansk Folkeparti. Cioè, partito danese del popolo, va bene? Cioè, anche qui c'è l'idea che si crea qualcosa che, come dire, rivitalizza il contatto con il popolo, che però nei paesi nordici non è soltanto,
come probabilmente sai, viste le domande che mi poni, non è soltanto, diciamo, una non ha soltanto una origine in una lettura di Laclau o del populismo di sinistra, no, ha una vecchia tradizione, perché noi abbiamo in tutti i paesi nordici una forte spinta popolare che apre alle democrazie lungo l'Ottocento, e si chiamano i movimenti popolari, i Folkrörelse, che rinnovano la Chiesa di Stato, rinnovano rinnovano, vogliono rinnovare le istituzioni, aprire le leggi elettorali a maggiore partecipazione, eccetera, eccetera. E fra questi movimenti popolari, Folkrörelse o Folkebevægelse in danese, c'è anche il movimento operaio, d'accordo? Quindi c'è tutto questo schieramento che va, no? Più o meno moderato, più o meno religioso, più o meno socialista. Quindi questi partiti rispolverano ogni volta questa suggestione, rispolverando ciò che ha creato le democrazie nordiche, cioè questo grande movimento di partecipazione dal basso. E, quindi abbiamo detto Socialistisches Folkeparti, Partito Socialista Popolare, Dansk Folkeparti, Partito Danese del Popolo, e Sverige Demokraterna. Sverige Demokraterna a cosa si collega? Si collega a opponendosi a socialdemocratica, va bene? Cioè socialdemocratici, quindi democratici di Svezia, va bene? Democratici di Svezia. Qui chiudo con una cosa, cioè sostanzialmente hanno sfruttato un problema al quale, dicevo, forse soltanto, ma non abbiamo tempo di parlare adesso, soltanto i socialdemocratici nordici, scusate, i danesi hanno cominciato a mettere le mani, cioè quello che alcuni studiosi, per esempio svedesi, hanno chiamato una politica del guardarsi ai lati. Che vuol dire? Una reazione del guardarsi ai lati, cioè dopo 20-30 anni del neoliberismo, di non più avanzata dell'uguaglianza, ma anche lì di stop e di, anche se meno che in altri paesi, ma di arretramento della spinta verso l'uguaglianza, quindi di maggiore disuguaglianza, l'idea qual è? Perdo la capacità di guardarmi avanti, cioè di avvicinarmi a chi sta in alto, e mi concentro su non farmi superare ai lati, cioè chi viene dopo di me devo cercare di non farmi superare. E questo è, diciamo, ciò su cui si basa soprattutto il nazionalpopulismo nordico, rifacendosi soprattutto a chi? Agli immigrati, evidentemente. Non solo loro, in maniera più o meno diretta, il nazionalpopulismo in generale cerca di offrire questo tipo di retorica, se non di soluzioni, che poi di soluzioni non è che ne offrono tante. E quindi sì, ecco, abbiamo detto due parole, se non altro, sul tipo di comunicazione, no? Ecco. Parliamo un po' della sinistra nordica, allora, alla sinistra della socialdemocrazia, che vuoi chiedermi? Qualcosa di particolare o vado avanti? No, può andare avanti, insomma. Ok, allora a sinistra delle socialdemocrazie abbiamo già nominato questo Socialistisches Folkeparti danese, che è la, e così come in sostanza anche del Socialistisches Venstreparti, di Venstresocialisten in Svezia e Socialistisches Venstreparti credo si chiami in Norvegia. Tutti questi partiti provengono da scissioni dei comunisti o da sviluppi di un partito comunista che diventa eurocomunista e poi diventa rosso-verde sostanzialmente, in qualche modo, in un modo o in un altro, o scissioni o qualcosa di simile. In alcuni casi hanno governato insieme alla socialdemocrazia, in Danimarca per esempio si è provato a fare questo. Nella maggior parte dei casi i socialisti di sinistra, così come anche i comunisti, perché poi sono rimasti dei partiti comunisti,
sempre meno. Insomma, i partiti comunisti sono stati abbastanza forti nei paesi nordici subito dopo la seconda guerra mondiale. Poi dopo sono molto, diciamo, arretrati, anche se hanno mantenuto delle teste di ponte e degli eccellenti militanti in ambito sindacale, oppure nei movimenti per la pace, contro il riarmo, eccetera. No, insomma, questi quadri in grado di influenzare i movimenti, eccetera. Se ne è giovato comunque della presenza di questi partiti alla propria sinistra, la socialdemocrazia. Perché? Perché nei paesi nordici vige quella che viene chiamata, come dire, cioè il parlamentarismo negativo. Il parlamentarismo negativo vuol dire che non c'è bisogno di avere necessariamente una maggioranza a favore, ma basta non avere una maggioranza contro. Questo ha fatto sì che, non è quasi mai successo che i comunisti votassero, comunisti e socialisti di sinistra, votassero insieme ai partiti borghesi contro i governi quasi sempre di minoranza, quasi sempre, non sempre, ma quasi sempre di minoranza della socialdemocrazia. La socialdemocrazia governava, va bene? Quindi questo è una questione, spiega la loro funzione. Poi hanno avuto questa funzione di pungolare molto la socialdemocrazia sullo sviluppo rosso-verde dagli anni 70 in poi, va bene? E che è stato alla fine la socialdemocrazia, che invece tendeva a essere un partito industrialista, no? Quindi non è arrivata prima, ecco, come dire, come minimo, alle questioni verdi, della trasformazione verde. E poi abbiamo due novità interessanti. Abbiamo in Danimarca e in Norvegia abbiamo due partiti a sinistra, anche dei socialisti di sinistra. Uno si chiama Enhedslisten in Danimarca e fa parte dei partiti di sostegno della socialdemocrazia al governo Copenaghen, e significa lista unitaria, esattamente come Rødt, cioè rosso, partito rosso in Norvegia, è la federazione, ecco, forse questo è un dibattito da porre alla nostra sinistra estrema, la federazione, la collaborazione di una moltitudine amplissima, lì come qui, di gruppi e gruppuscoli di sinistra, va bene? E ricordo un po' un'esperienza che non so se hai letto da qualche parte, è interessante, è quella del Partito Socialista Olandese. Cioè è diciamo, la professionalizzazione, la sistematizzazione di questa confluenza tra gruppi della sinistra post-sessantottina, che parte da cosa? A differenza dei socialisti di sinistra originati dalla scissione comunista, da uno sviluppo critico della cultura comunista, sto per finire, pochi minuti. Nascono da un lavoro di base, nascono così esattamente come i socialisti olandesi, nascono da lotte per la casa, lotte contro la precarizzazione, lotte per il di quartiere, insomma, e poi arrivano in Parlamento. All'interno anche delle grandi organizzazioni sindacali, specialmente Rødt, ecco qui finisco, è riuscito probabilmente a formulare, ma anche Enhedslisten, anche la lista unitaria danese, è riuscita a formulare alcune parole d'ordine molto efficaci, per esempio durante la campagna elettorale ultima, Rødt, una esponente di Rødt, adesso non mi ricordo il nome, è stata molto efficace in un dibattito, durante il dibattito, diciamo, dicendo: bisogna vietare i jet privati,
voi dite, vabbè, ma è una roba così, perché è così efficace? Invece è stata molto efficace, perché? Perché innanzitutto ha provocato la reazione di un grandissimo capitalista norvegese che ha detto questa gente deve andare in Corea del Nord. E questo li ha potenziati molto, perché vietare i jet privati è... significa ha a che fare con la questione sociale, cioè con la disuguaglianza, ma con tutta evidenza anche con la questione ambientale, cioè è una di quelle questioni che possono intrecciare le due esigenze, e questo probabilmente spiega come mai nello Storting, nel Parlamento norvegese, c'è entrato Rødt e non ci sono entrati i Verdi. Questa è una lezione interessante, cioè probabilmente, forse c'è qualcosa anche in Germania da trarre dalle elezioni tedesche, cioè probabilmente la questione ambientale vince soltanto se dimostra anche di essere questione sociale al contempo. Ecco, questa è una cosa molto, molto importante, è una lezione da trarre. Va bene? Sì, va bene. Io direi che siamo stati esaustivi, abbiamo fatto... un'ampia visione di tutta insomma, la storia socialdemocratica, anche se per grandi pezzi, però insomma abbiamo trattato tutti gli spunti maggiori che possono servire tuttora che stiamo immaginando un nuovo soggetto politico su cui si possono trarre spunti e idee. E quindi io saluto il professor Borioni. A voi. E ora ci rimbocchiamo ancora di più le maniche e lavoriamo.